Allora, non so dopo quanti mesi, cari amici di Camionisti Senza Trattoria, oggi 17 settembre 2024, adesso è calmato un po', ma prima è stato veramente incredibile, si è scatenato l'inferno in un attimo. Adesso c'è un bel mare, lo potete vedere da come salgo e scendo con la mia ammiraglia. Qua ci abbiamo fatto, Positano, Capri e ritorno in questo momento con un bel mare. Adesso è uscito il sole, ma quando sono salito verso Capri, ragazzi miei, pioveva così tanto che non si vedeva l'isola dov'era. Allora, per fortuna mi sono ricordato che a volte purtroppo noi qua navighiamo a vista, quindi spesso ci dimentichiamo di determinate cose. E mi sono ricordato che all'isola di Capri, dal promontorio di Punta Campanella, sta circa sulla bussola a 120 ovest, e quindi a metà canale della Campanella, bocca di Capri le chiamiamo noi, finalmente si è diradata la pioggia e sono riuscito a entrare a vedere l'isola. Meno male che mi sono ricordato, nella mia età non è facile a te ricordare tutto, eh? Cari miei, vi avevo promesso dei video, in effetti non ho mantenuto la parola. Però oggi la sono ricordata, quella pioggia, quella chiamiamola foschia, nebbia, e la difficoltà di attraversare il canale con questo mare, oggi mi sono ricordato tutte le difficoltà che affrontavo con il camion, e quindi mi sono ricordato del canale Camionisti Senza Trattoria. Chiedo venia, mi dispiace, vi ho abbandonato un po'. Spero di ricordarmi ancora nei prossimi giorni. Purtroppo i video io li posso fare solo quando sono da solo, per una questione di privacy, è normale, a meno che i clienti non accettino, ma di rado accettano, quindi qualcuno accetta di far mettere qualche foto su Instagram, non di più. Anche se secondo me mettere una foto su Instagram o fare un video e metterla su YouTube non è che cagni assai, ma comunque adesso qua c'è una bella onda lunga, il mare si è ingrossato e non di poco. Spero solo che mo arrivo a Positano, sa qualcuno che possa venirmi a prendere, se no mi faccio la notte a bordo. Ecco qua, questo è il promontorio di Punta Campanella, questo è il parco marino, parco protetto, tra virgolette, mi sarebbe da raccontare tanto su questo fatto dell'essere protetto, però. E quindi meglio che taciamo. Questa è la baia di Ieranto, patrimonio mondiale dell'UNESCO, interdetta alla navigazione, all'ormeggio e a tutto quello che volete voi. Però se paghi si può entrare, e se paghi ti puoi anche ormeggiare, e se paghi ti puoi anche fare il bagno. E su, a briscola, sempre a denari. Sembra che il peggio sia passato, ma secondo me, da quel che vedo, probabilmente è solo una tregua. Ehi, oggi facciamo la macarena, la zumba e tutti i balli che volete voi.
ragazzi, vi lascio, anche se potrebbe sembrare facile, ma pure qua è meglio tenere tutte e due mani sul volante o sul timone, come dire nel gergo marinaresco. Ehi, questa è una bella onda, ehi, Santa Barbara. Ok, è tutto sperato davanti a me. Ciao ragazzi, alla prossima, speriamo il più presto possibile.